Non si rassegnano alla sconfitta subita in Parlamento le migliaia di manifestanti ucraini mobilitati da giorni per mandare a casa governo e presidente. Appresa la notizia che l'esecutivo è sopravvissuto alla mozione di sfiducia, sono tornati in massa a Piazza dell'Indipendenza, galvanizzati dai dirigenti dei tre partiti di opposizione che danno voce al movimento di protesta. Arseniy Yatsenyuk, alla guida del partito Patria durante l'assenza della Timoshenko, si è scagliato contro quello che ha definito il peggior governo nella storia dell'Ucraina. Accuse ripetute dalla piazza come uno slogan. È stata quindi la volta dell'ex pugile Vitali Klitschko, candidato in pectore alle presidenziali del 2015. Ci batteremo e vinceremo, ha detto, per far vincere l'intero paese. Nel pomeriggio un corteo sfilato dalla sede del Parlamento a quella della Presidenza, attualmente vuota perché il presidente Yanukovych non ha rinunciato a una visita ufficiale in Cina. A dispetto della tensione, la protesta è stata pacifica. Gli attivisti dell'opposizione denunciano però la scomparsa di 14 persone dopo le violenze dello scorso fine settimana.